Alla fine luglio io sono venuta a conoscenza di un 335, diciamo così, articolo 256, comma 4. Aggiungo che la dottoressa Murari è stata iscritta nel registro delle persone soggette a indagine nell'ambito della procedura penale 19790/16 in data 21 aprile 2016. Preciso che non sussiste in proposito segreto investigativo, dato che in data 18/7/2016 è stato rilasciato alla dottoressa Muraro su sua richiesta il certificato ex articolo 335 codice procedura penale attestante l'iscrizione sopra specificata e che la stessa ha nominato difensore l'avvocato Salvatore Sciullo del Foro di Roma. Quindi, dottoressa, deve semplicemente dire se lei intende avvalersi No, non. oppure andiamo avanti nell'audizione. No, non mi intendo avvalere. Io l'assessore Muraro l'ho conosciuta e colloquiata ben prima delle elezioni. I fatti specifici ai quali lei fa riferimento sono emersi dai giornali dopo. Avrei dovuto avere una sorta di potere divinatorio che, pur essendo del 5 Stelle, non ho. La sua assessora è stata indagata il 21 aprile e che ne è venuta a conoscenza il 18 luglio. Volevo sapere se anche lei dal 18 luglio è informata che la sua assessora all'ambiente, che si occupa di rifiuti, è indagata per reati ambientali sul ciclo dei rifiuti. Sono venuta a conoscenza dell'esistenza di un fascicolo a suo nome verso la fine del mese di luglio. Tuttavia siamo in attesa di conoscere, proprio di leggere le carte, di conoscere quale sia l'oggetto di questa indagine. Come tutti sapete, al momento c'è semplicemente questo fascicolo aperto a suo nome e non si sa ancora nulla. L'avviso è Non c'è l'articolo nessuno. 256,4, Sì, ma è molto generico, non c'è no, ancora. dell'articolo del codice ambientale, poi voglio dire, non è un delitto, è una contravvenzione, non è che Abbiamo non c'è. fatto questo. No, per chiarimento, perché sennò sembra Sì, che ci no, sia è vero, è vero, è vero, però si tratta comunque di una contestazione generica e non c'è ancora alcun avviso non di è. gara. Certo. Prego, prego. Grazie. Non c'è alcun avviso di garanzia. La contestazione è troppo generica per poter capire effettivamente di cosa stiamo parlando. Non appena ci saranno maggiori informazioni, prenderemo provvedimenti. Voi avete chiesto le carte alla procura? Avete fatto una richiesta specifica a questo riguardo? È stato fatto, credo, direttamente dall'assessore e dal suo Non sono avvocato. legali? Sì. No, Su la questa parte? precisazione era appunto questa, Invece per insomma, quanto che riguarda l'avviso di garanzia l'impianto. naturalmente non è l'unico elemento che serve a informare del fatto che si è indagati.